Voi sapete che l'arresto in flagranza richiede, per la legge, dei tempi brevi. Non si può fare dopo 10 giorni dal fatto, bisogna farlo in tempi brevi. Avere i risultati delle analisi, quindi la prova che la persona che ha provocato il grave incidente stradale era sotto l'effetto del stupefacente, ci consente di adottare questi provvedimenti. Analisi tossicologiche del sangue pronte entro 48 ore nei casi di omicidio stradale o di incidenti stradali con lesioni gravi o gravissime, per garantire così l'applicazione efficace della legge. È con questo obiettivo che è stato firmato un protocollo d'intesa tra la ASL Toscana Sud-Est e la Procura di Arezzo. Nell'azienda sanitaria ha accelerato tutti i percorsi, per cui il paziente, una volta accompagnato dalle forze di polizia in pronto soccorso, farà un prelievo e il risultato di primo e di secondo livello, quindi la conferma del risultato, arriverà sul tavolo del procuratore entro 48 ore. Analisi del sangue perché? Perché sul sangue si riesce a dimostrare l'attualità dell'uso, quindi se una persona ha assunto droga o alcol, la determinazione nel sangue attesta, certifica questa condizione. Consentirà quindi a noi di adottare quei severi, severissimi provvedimenti che, appunto, dicevo, nei casi più gravi, lesioni gravissime, omicidio stradale, arrivano fino all'arresto del responsabile. In questo modo, avendo la risposta in tempi rapidi, noi potremmo, grazie alla collaborazione che ci dà la ASL con questo sforzo organizzativo, potremmo applicare queste severe sanzioni imposte dalla legge nei casi più gravi. Purtroppo è un fenomeno che colpisce molto anche il nostro territorio, non siamo esenti in nulla da questo. Sono molto frequenti casi, soprattutto tra i giovani, di persone sorprese alla guida con utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti, e anche in molti incidenti stradali rileviamo questo aspetto. Quindi è un fenomeno grave che va appunto represso in tutti i modi.